Amici di Sicania Network, ci troviamo all'interno della sala Alfago di Catania, dove oggi e domani andrà in scena Burlesque Mon Amour, questo spettacolo ideato da Roberta Penisi, Lady Kent. Intanto, buonasera Roberta. Ciao, ciao a tutti. Volevo iniziare in maniera un po' cronologica, chiedendoti appunto quando e come nasce in te questa passione per il burlesque, che poi è diventata anche una professione. Una cosa non del tutto comune, magari qui in Sicilia. No, vabbè, io faccio spettacolo dal 1994, incontro il burlesque nel 2012, lo incontro prima, però diciamo proprio nel 2012 inizio a studiarlo e poi da lì è stata tutta una, così, una consecuzione, così. È andato tutto così, ho iniziato a ballare, a fare spettacoli, a viaggiare per il mondo. Viaggiando mi è venuta l'idea, voglio portare in Sicilia tutto quello che vedo in giro e ho creato eventi come il Burlesque Mon Amour e il Taormina Burlesque Festival. Esatto, a proposito di questo è proprio la seconda domanda che avevo preparato in scaletta, Sì, perché tu sei appunto la promotrice, la l'ideatrice, la produttrice, produttrice sì. di quella che è il Taormina Burlesque Burlesque Festival. Festival. Per chi non lo sapesse, cos'è e in che periodo si svolge? Allora, al momento siamo fermi con il Taormina Burlesque Festival, sia perché chiaramente c'è stato questo periodo della pandemia. Ve ne eravate accorti che c'era stata la pandemia? Ok. E Completamente, i poi teatri aperti. perché purtroppo in questo momento a Taormina siamo sprovvisti di un teatro che possa permetterci di fare lo spettacolo, perché il burlesque comunque non è da teatro greco, ma ci vuole qualcosa di diverso. Il teatro dove noi l'avevamo fatto purtroppo è stato chiuso, quindi nell'attesa abbiamo i Burlesque Mon Amour e sicuramente ci saranno delle novità, quindi vi invito a seguire la pagina Taormina Burlesque Festival, sia su Facebook che su Instagram, per rimanere sempre aggiornati, ecco. Intanto per gli amici della Sicilia orientale, non solo, appunto, possono godersi sia stasera ma anche domani, anche se già comunque sold out, Burlesque Mon Amour qui alla Sala Però ti devo Alfago. contraddire perché vengono da tutta la Sicilia, hanno contattato persone veramente da Agrigento, Canicattì, da Modica, da Palermo, quindi sai, è un evento particolare, sono quegli eventi che non accadono mai, quindi mi dice mi prendo 2 giorni, mi vado a vedere lo spettacolo, sì per fortuna siamo sold out, quindi la prossima volta, next Esatto, time. per chi però se lo perderà, cosa possiamo dire di questo spettacolo senza svelare troppo, così magari vengono alle prossime date? Il Burlesque Mon Amour non è solo uno spettacolo di burlesque, ma è un vero e proprio varietà, quindi ci sono anche altri artisti che praticano altre arti performative, ci si presenta, si chiacchiera, ci sono giochi, si canta, insomma, un vero e proprio varietà. Troverete sicuramente le foto e dei video nei prossimi giorni sui nostri social. Tu parlavi appunto di continua evoluzione di quella che è la tua carriera, in tal senso ti chiedo quali sono i progetti futuri che già puoi annunciarci. Intanto vi ricordo che io durante la pandemia ho scritto un libro, quindi se siete curiosi di sapere cosa sia il burlesque, insomma, e volete entrare nel mio fantastico mondo, lo potete comprare su Amazon. I Love Burlesque si chiama, di Lady Roberta Kent. I miei progetti futuri, e non lo so perché io, se adesso stiamo qua 3 minuti a parlare, io ho progetti per i prossimi 10 anni. Tante, tante, tante cose. Seguitemi sul mio profilo personale perché anche lì c'è da restare aggiornati. Ho una bella, bella, bella novità, però per scaramanzia, fin quando non è compiuta, insomma, Esatto, preferisco non non diciamo rivelarla. gatto No, se no, non no, no, l'abbiamo no, nel nel sacco, sacco. No, no, esatto. no, 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 no. Volevo chiederti, a proposito di questo, tu hai scritto quindi nell'autobiografia un po' quella che era anche la prima domanda che ti facevo, no? Quello che è il burlesque e quant'altro, ma per chi si volesse invece avvicinare a questo mondo, volevo chiederti innanzitutto qual è il consiglio che tu sentiresti di dare appunto a coloro che sono interessati e secondariamente se esiste una scuola o un'accademia dedicata a chi vuole imparare a fare Sì, burlesque. io ho una classe, una scuola qui a Catania, potete comunque seguirmi sempre appunto sul mio profilo Lady Roberta Kent per avere tutte le informazioni. Chi è che si avvicina al burlesque? In realtà un po' tutti, non c'è una motivazione precisa, c'è una ragazza più giovane, anche una donna più adulta. È un modo per divertirsi, riappropriarsi della propria femminilità, stare tra donne e avvicinarsi al burlesque, io dico sempre, non con l'obiettivo di fare spettacolo, ma per fare un viaggio dentro se stesse, perché il burlesque ti permette di entrare in contatto con te stessa. È veramente una cosa fantastica, ma dovete provare per poi credere.
Esatto. E quindi con questo consiglio io ringrazio Roberta Pennisi, Lady Kent, la sì. lascio anche prepararsi perché siamo sì. quasi addirittura da Riro. Roberta, cosa vuoi dire ai nostri amici che ci stanno seguendo da casa? Ragazzi, sostenete sempre il teatro, amici, divertiamoci perché dall'oggi al domani non sa mai cosa possa succedere e soprattutto amiamoci e imparate a conoscere il burlesque senza avere preconcetti perché è veramente un'arte performativa stupefacente. Grazie, ciao, ciao! Ciao.